Terza settimana positiva per l'euro nei confronti del dollaro americano, poco fa con l'IFO, indice IFO tedesco sopra le attese del mercato, ha registrato un massimo, così come si può vedere dalla finestra date, 1,37,72, siamo una manciata di pips sotto il massimo del 2014, registrato proprio come si può vedere in apertura di quest'anno, che è 1,37,75, prosegue quindi la tappa di avvicinamento. Il processo, o meglio, di avvicinamento verso la resistenza 1,38, che è la zona dove ci sono praticamente i massimi dell'anno appena chiuso, e come ho fatto rilevare nelle ultime video analisi, bisogna seguire attentamente il cambio con cui c'è una correlazione inversa, che è il dollaro contro il franco svizzero, che al contrario appunto dell'euro-dollaro è su un vicino, qui oramai l'ha già testato, quindi questa è la peculiarità, la differenza rispetto all'euro-dollaro, alla situazione di euro-USD. C'è già stato praticamente in corso il test del supporto in area 0,88 e 50 per dollaro-franco-svizzero, ovviamente essendo la correlazione negativa si tratta della terza settimana chiusa con il segno meno. E quindi altra curiosità è che entrambi i cross, il dollaro franco svizzero nel tentativo di rimbalzare, la ripresa si è fermato, la risalita si è scontrata con questa trend line. Se vediamo invece al contrario, anche qui i tentativi di ribasso su cambio euro-dollaro sono stati invece respinti da questa trend line, che è un supporto dinamico. Quindi dollaro franco svizzero già è in fase di test del supporto, l'euro-dollaro dovrebbe essere già a questo punto a 1,38, ancora non lo è. Vedremo se ci sarà quindi un rimbalzo su questo cambio dollaro franco svizzero, che potrebbe quindi tradursi in un ribasso sul cambio euro-USD. La sterlina aveva chiuso l'ottava precedente con, qui vedete, 14 febbraio, con un guadagno di 2 punti percentuali, quindi il test della resistenza in area 1,67,50. Ha chiuso invece la settimana scorsa con una perdita di poco meno di 1 punto percentuale, ma soprattutto è saltato il supporto, che era un'ex resistenza, in area 1,63, 66,50, 66,30. E avevo dato un allert, attenzione, perché si era formata una candela rossa, e la faccio rivedere ai chinashi, che poteva quindi poter far durare ancora qualcosa di più questo ritracciamento in corso da questa resistenza sulla sterlina dollaro, perché come ho fatto più volte rilevare dai minimi del 2013 di luglio, c'è stato un trend imponente al rialzo, dove ha visto delle veloci correzioni sulle resistenze, da dove poi è partito sul successivo supporto il trampolino, da cui è partito praticamente un nuovo slancio rialzista che ha permesso di violare la resistenza. Guardate qui, a volte ci sono voluti 2 tentativi, al terzo, o meglio, al terzo tentativo c'è stata la rottura, e anche qui c'era stato un doppio, al terzo tentativo rottura, e adesso qui c'era una resistenza e adesso supporto, che ho detto è stato violato proprio in chiusura della settimana scorsa. Oggi c'è un tentativo di recupero, vedremo se si ritornerà verso 1,6750 oppure proseguirà questo trend negativo verso prima il supporto dinamico 1,64 e poi anche qui una ex resistenza a 1,6275, praticamente a 1,63. Il canadese perde oltre 1 punto percentuale contro il dollaro americano nella settimana appena chiusa e ha terminato l'ottava con il test della resistenza 1,1183, dove ci sono i massimi praticamente degli ultimi anni. Vado indietro nel tempo per vedere su che livelli siamo tornati. Eccoci qua. Siamo praticamente, vedete, luglio 2009, ed è stata un'operazione ancora una volta chirurgica, perché guardate, c'è stato proprio il test, ingrandisco il grafico così si vede meglio, a 1,1194, quindi 11 pips sopra 1,1183, che è la resistenza che ho disegnato da quando c'è stato questo ritracciamento da fine gennaio, e poi da qui è ripartito il rialzo, quindi USD CAD, che per il momento vedete adesso è poco sopra 1,10, che è una famosa soglia psicologica storica, soglia psicologica. Quindi adesso vedremo quello che accadrà nei prossimi giorni, ricordando che questo è un cambio solitamente correlato inversamente con il mercato azionario, ovvero sale quando Wall Street scende e viceversa.
spinge loro al rialzo, tenta di superare il massimo registrato proprio una settimana fa, il massimo dell'anno in corso del 2014, e punta sempre più verso questa resistenza in area 1355 dollari. E poco più sopra vedete c'è anche questa qui resistenza dinamica che parte, faccio vedere, da questo massimo del esattamente 5 ottobre 2012, non 2013, attenzione, ma 2012, quindi è una trend line di lungo periodo che quindi ha una valenza, una importanza maggiore rispetto ovviamente a quelle di medio breve termine. Comunque vedremo cosa accadrà prima ai 1355 e poi il test di questa resistenza dinamica.